titolo strano, controverso, chi apre il video può pensare: ehi, ma che cos'è? Di che si tratta? Pure i capelli da schifo. Faccio una cosa che un big non farebbe mai. Oggi voglio parlarvi di un canale. Si chiama Jiped. È un bellissimo canale che si occupa di retro game, gaming, ma non gameplay. Più a livello emotivo recensisce. Ok, sostanzialmente il discorso verte su quanto sia bello e onesto valorizzare un canale che vale. E lo vedo fare molto poco dai big, soprattutto se l'ambito è uguale. Allora si teme la competizione. Questo canale tratta le cose come vorrei trattarle io. È un bellissimo canale e io mi azzardo a dire che è più bravo di me in molte cose. E ve lo consiglio, vi parlo di questo canale perché è giusto far conoscere canali nuovi, ecco come si fa community, no? Valorizzando delle cose. Ora, quando si fanno dei video sponsor, spesso si dice, non se li caga nessuno, ma dipende come pone lo sponsor, lo puoi mettere a fine video, lo puoi porre come una top 10, ad esempio di recente Dottor Vendetta sta facendo così per sponsorizzare gli Arcade Boys. Intanto è importante sponsorizzare sempre canali più piccoli. Cioè, se tu hai un tot di iscritti, non puoi sponsorizzare un canale più grande, non ha senso, cioè. Volevo parlarvi del canale di Favij, ragazzi. È un bellissimo canale, veramente. Poi anche, non lo so, quei due sul server. Ecco, questo gesto implica la leccata. Sì, ma non dovrebbe essere così. Io ho un canale di 3160 iscritti. Questo video lo condividerò su tutti i miei social, anche se il video esce sul secondo canale, per sponsorizzare appunto Jiped. Lo so che questi video possono sembrare strani, ma credo che ogni tanto dovremmo fare delle cose belle. La cosa bella è valorizzare un canale che merita e che purtroppo non ha i numeri che merita e andrebbe maggiormente attenzionato. E sapete cosa? Vi invito a farlo. Io lo facevo spesso, una volta sponsorizzavo canali più piccoli di me e sempre non ci facevo un video apposta, a fine video. Dunque, è sempre più difficile fare video su questo canale perché gli argomenti sono proprio tosti. A me sostanzialmente dispiace che la maggior parte della community di YouTube Italia si sia dimenticata cosa voglia dire valorizzare un canale meritevole, anche se fa le tue stesse cose e a prescindere dagli iscritti. Magari te lo dicono in privato, però una condivisione gli pesa il culo, un mi piace, un commento e che cazzo. Alcuni lo fanno però, alcuni cercano di fare collaborazioni, su questo io devo dire che nel caso di Pio3D, perché a me ha aiutato tantissimo, è sempre stato disponibile, quindi qui devo riconoscergli un merito. Grazie, grazie. Vabbè, ma come lui e tanti altri, come Gianandrea di Orion, ci sono dei canali che aiutano, canali veramente meritevoli. Il mio caro bro, LOLFAN. E quindi, insomma, ecco tutto. Bene, questo era il video. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è capitata una situazione analoga, se riconoscete che ci sia un canale bello, che merita di essere valorizzato. Purtroppo molti canali tendono ad affezionarsi così tanto ai propri video da non capire se fanno schifo o se c'è qualcuno che merita più attenzione di loro. Ragazzi, se vi va, a fine video sponsorizzate. Quindi ragazzi, oggi faccio proprio schifo a fare le conversazioni. Volevo dirvi che presto potrei aprire le donazioni. Qui ci sarebbe da fare un video a parte. Dico semplicemente che ogni tanto dopo 3 anni di video gratuiti, circa 200 video caricati su varie piattaforme, tra cui 120 solo nel primo canale, forse un po' di supporto mi farebbe piacere, ovviamente senza obbligo. Ok? Ci vediamo al prossimo video.